Lo sai che tutti i problemi della nostra vita derivano da un vuoto emotivo che ci portiamo dentro? Ciao a tutti, qui Giuseppe Scafarelli, autore e ricercatore, sono qui con Anna Maria Ghinetti, ideatrice del coaching energetico e siamo entrambi contributori del progetto Abbracci. Oggi ti parliamo di un meccanismo mentale che crea dei vuoti emotivi dentro il 90% delle persone e quindi genera sofferenza. Lo shopping compulsivo e la fame compulsiva sono tutte quante strategie della mente per cercare di riempire questi vuoti emotivi che hanno quasi tutte quante le persone. In realtà però questi vuoti emotivi vengono soltanto tamponati momentaneamente e poi dopo rimane o addirittura si amplifica questo vuoto emotivo. Una delle strategie che in tutti questi anni di ricerche siamo riusciti a trovare più efficaci per riempire questi vuoti emotivi è il dare incondizionato. Dare incondizionatamente significa semplicemente dare senza desiderare nulla in cambio, dare senza secondi fini, dare soltanto per il gusto di fare del bene al prossimo, per la gioia di condividere del benessere con altre persone. E proprio qualche giorno fa sono andato a comprare un libro per fare un regalo di compleanno a mio cugino, sono entrato in libreria, sono uscito dalla libreria dopo aver acquistato anche un altro regalo per un altro amico e per mio padre. Ho comprato 3 libri e questo mi ha generato più piacere ancora che se li avessi comprati per me, che sono un amante di libri. E non solo, poi quando sono uscito dalla libreria ho trovato una signora che mi aveva chiesto, una signora molto per bene che mi ha chiesto della beneficenza. Io le ho dato, poiché me l'ha chiesto in modo molto carino, degli spiccioli, allora io le ho votato tutto quanto gli spiccioli che avevo nel portafogli ed erano una piccola cifra che era tra i 4-5 euro, e che è una cifra che a nessuno costa più di tanto, insomma non è una cifra che cambia la vita a nessuno, però la gioia che mi ha comunicato questa persona, la gratitudine, mi ha addirittura benedetto questa signora, queste emozioni che ho ricevuto, mi ha dato una pienezza emotiva tale che mi ha aiutato tantissimo a riempire questo vuoto emotivo. Per questo dico che dare incondizionatamente può donarci anche emotivamente molto di più di quello che abbiamo donato. E infatti io per il resto della giornata poi sono stato con il sorriso sulle labbra, riempito da questa gioia condivisa da questa signora. Immagina quanto può essere ancora più forte, potente poter dare tutti quanti insieme qualcosa, sapendo che dando insieme possiamo fare molto di più per le persone, e questa è veramente una ricchezza vera. E questo è ciò che ci dà la possibilità di fare il progetto Abbracci. Giovanna e Claudio qualche anno fa hanno perso un carissimo amico di Giuseppe e se n'è andato, e loro hanno saputo trasformare questo grande dolore in amore. In amore per i meno fortunati, in amore per quei limitati, per i dimenticati, no? E in questi anni l'associazione ha creato tante pozzi, scuole, infrastrutture, tante altre cose che qui diamo per scontate, ma in Tanzania anche soltanto bere acqua pulita è un grande lusso, è una cosa che fa veramente la differenza. Anche qui in Italia sono state costruite tante cose, solo che qui le necessità sono veramente tante per garantire una vita dignitosa a tutti. Ed ecco che per mandare avanti i progetti già avviati o che sono in programma in questo momento, c'è bisogno di aiuto di tutti, un piccolo aiuto, no? Come per esempio il proprio 5 per 1000 nella denuncia dei redditi. È un piccolissimo gesto che fa una grande differenza, perché la vita è fatta di dare e ricevere, quindi ciò che dai ti ritorna sempre indietro, e se dai col cuore ti ritorna amore, ti ritorna il cuore. C'è veramente tanto da dire, ecco perché ti invito di visitare il sito progettiabbracci.org. E c'è da dire anche che tutta quanta la beneficenza fatta al progetto Abbracci è al 100% devoluta per le opere che si prefigge di fare, quindi non ci sono spese extra, non ci sono rimborsi, non ci sono tanti fronzoli intorno a quello che viene devoluto. Io mando un abbraccio a tutti, ringrazio. E tanta luce.